Ciao ragazzi, eccomi qui per un altro video velocissimo. Alcuni anni fa, 3-4 anni fa, sono venuto all'esistenza di queste lame per il cutter più grosse delle solite. Ho visto queste lame nere, colorate nere, verniciate nere, mi sono domandato, ma sono solo verniciate per fare marketing, per farle sembrare diverse o migliori, oppure sono proprio diverse? Poco dopo ho appurato che sono diverse, sono più grosse. Questo per ovviare al problema che spesso quando serve tirare fuori tutta la lama del cutter per usarla in tutta lunghezza, a seconda del movimento che fai, si spacca, devi buttarlo via con annesse imprecazioni e prendere un'altra fila di un'altra lama nuova, completamente nuova. E quindi, da pochi che sappia io, sono non più di 4-5 anni da questa parte, esistono queste lame da cutter più grosse. Allora, le avevo sempre adocchiate, ma non le avevo mai né avuto modo di provarle, di farmele prestare, di comprarle. Finalmente, adesso che sono in ferie, il tempo l'ho avuto, anche perché nel frattempo mi è capitato diverse volte di rompere la lama e di sprecare anche una lama. E ce l'ho qua, l'ho aperta adesso, quindi questa non è neanche una vera e propria recensione, visto che le sto usando per la prima volta davanti a voi. La trovate già aperta, perché dovete sapere che io il primo minuto di video lo devo registrare 50 volte. Dopo, passato il primo minuto, io vado liscio. In questo primo minuto della 23esima volta, perché questa è la 24esima, che ho fatto, ecco che l'ho aperta davanti a voi, ma dopo ho cancellato il video e così via. Comunque sono qua. Allora, qua è questa marca SicuroTec. Esiste di tante altre marche, lo trovate anche di altre marche. Vediamo un po' di dati. Lo spessore di queste lame è di 0,7 e qui dice che sono il 40% più grosse delle altre. Se queste sono 0,7, tolto il 40%, 0,4. Vabbè, insomma, sono più grosse. Detto questo, mi sembra che qua non c'è nient'altro da dire. Il portalama con maggiore spessore. Va bene, questa è la confezione del cutter, mentre questa è la confezione delle lame di ricambio, che effettivamente, non lo so, io non percepisco. Sì, sono più rigide. Io non percepisco lo spessore maggiore, sinceramente. Non lo percepisco proprio, però mi sembrano più robuste, in effetti. Sì. Sì, vabbè. Se loro dicono che sono più grosse del 0,40%, e quindi se quelle sono 40, sì, beh, si parla di centesimi allora. Vabbè, comunque, questo è il cutter venduto già con in dotazione una lama. A cosa serve questa rondella? Vediamo un po'. A parte che non è quello. Rotella blocca lama con più di 60 kg di resistenza alla trazione. Ah, ok, quindi quando io lo metto completamente fuori e qua fisso, così, questa dovrebbe reggere alla trazione, quindi tagliando a tirare, questa non dovrebbe creare problemi. Vabbè, Black Knife 18 mm, un cutter tutto in gomma. Qua cosa dice di questo cutter? O cutter, come dicono certi, che è in materiale composito. Durata aumentata di 5 volte, vabbè, ma queste sono le solite cose che scrivono. Comunque, sì, dai. Io volevo solo mostrarvi questa cosa, per chi non ne fosse a conoscenza, esistono queste lame più grosse, più forti, più resistenti. E credo che se mi risolvono questo problema, che quando lavoro con la lama tutta fuori si rompe, male non fa. Ora, però, io qua ho un pezzo di cartoncino di un prodotto che vi avevo già recensito tempo fa. Una lama per il gattuccio, vediamo com'è. Si taglia come una lama di un cutter, che sono le più taglienti, le più pericolose in assoluto. Questo è un cartoncino bello grosso. Sì, taglia, taglia. Qua vediamo cos'è qua, ne ho uno. No, questo è più sottile, cioè è più grosso ma meno forte. Va bene, niente. A me sembra un prodotto valido, però lo sto usando adesso con voi la prima volta. Vi informerò se mi ha risolto. Aspetta che lo proviamo subito a fare. E qua l'altra si era già rotta. Sto premendo, ma con questa pressione che sto facendo, quella normale si sarebbe già spaccata. Se
si sarebbe già rotta nella parte tratteggiata. Niente, eccolo qua. Ripeto, marca, queste sono marca Sicurotec, ma lo trovate in tante altre marche. Se avete il problema come me delle lame che si rompono, può essere la soluzione per voi. D'accordo? Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, non mancate, perché se ne manca uno, solo uno, me ne accorgo, eh? Ciao, ciao, ciao.